tempo la squadra si è in difesa veramente molto ben compattata. Di sicuro non è stata una partita particolarmente cioè con tante palle perse, quindi devo dire che anche un passo che c'è un primo tempo, però la grande voglia di vincere dei ragazzi, la grande determinazione, devo dire che alla fine di squadra saremo più fuori, di squadra intendo con la difesa, quindi probabilmente vanno a tutti, al di là dei punti che si possono essere segnati, però alla fine veramente anche chi ha giocato nell'ombra, ad esempio Pini, ha fatto due o tre difese alla fine veramente fondamentali. Quindi dei complimenti alle ragazze per la partita difficile, strana, però giocata alla fine con grande personalità, che è la cosa importante, anche se a volte giochi non bene in alcuni frangenti della partita, ma hai la personalità per entrare, per andare sopra in trasferta, vuol dire che ci sono le palle, questo è un ottimo segnale. Coach, buonasera, Stefano Frigo del Corriere del Trentino. Salve. Le volevo chiedere dove i suoi ragazzi hanno trovato l'energia per rimanere in partita nel terzo periodo, perché secondo me lì è stato il momento in cui non avete distaccato la spina, e invece che spiegazione si dà del blackout totale degli avversari all'inizio del quarto, cioè prima metà del quarto periodo? Ma sai, sugli avversari non mi permetto, posso ipotizzare, ma è una cosa che sinceramente ora forse un po' di tensione, perché magari speravano di uscire e andare via, invece dopo che loro hanno fatto lo sforzo siamo rientrati. Devo dire che i due playmaker sicuramente ci hanno aiutato quando ho messo dentro Baldasso, giocando con i due playmaker abbiamo avuto un po' più di calma, abbiamo un po' rallentato, abbiamo giocato un po' più tranquilli, abbiamo ricucito pian piano lo strato. E il fatto che ci siamo presentati pari nell'ultimo quarto probabilmente ha caricato un po' di tensione agli avversari, e questo forse ha giocato a nostro favore, perché credo che Trento sentisse la pressione da vincere, non dico per forza, però essendo in casa con una squadra che in classifica è più o meno alla stessa altezza, sentiamo un po' di pressione. Forse questo, però ripeto, la mia considerazione, lo dico veramente con massimo rispetto, non voglio dire nulla che sia, diciamo, fuori luogo. Tu hai fatto una domanda, cerco di risponderti, ma onestamente azzardo, diciamo una cosa che non so neanche se è vera, perché ovviamente non conosco gli avversari. Forse un pizzico di tensione, come dice. Da parte nostra invece devo dirti molta freddezza, determinazione, concentrazione e soprattutto la difesa di squadra per la fine, secondo me, molto buona. Coach Giuseppe Maruti, Sportando. Ti aspettavi 7 vinte, 6 perse? Secondo me è fantastica, almeno per ora. Sì, no, per la promossa siamo ovviamente molto contenti, siamo, non ti dico sorpresi perché... Però è chiaro che avrei firmato con sangue se non dicevi l'agosto. Siamo su un ritmo molto buono. Oggi parlo con i ragazzi, dobbiamo sicuramente pensare una volta, anche se abbiamo, compresa questa sera, c'erano 10 partite, 7 in trasferta, quindi con poca calma, dobbiamo pensare una gara alla volta. È chiaro che in questo momento siamo felici, perché dopo una vittoria in trasferta vale sempre doppio, no? Per cui... Però guarda, ti dico molto, la ricetta è molto semplice. Noi abbiamo da 2 settimane ripreso l'allenaggio con una certa continuità. Abbiamo recuperato un po' di fortunati. Stasera purtroppo Roberto Rullo è stato colto da un attacco influenzale da 39-7 nel pomeriggio, quindi era veramente distrutto. Però abbiamo ricominciato comunque ad allenarci con una certa continuità. Questo ci permette di arrivare la domenica più sereno, poi puoi vincere o perdere. Però almeno durante la settimana fai il lavoro che prepara la squadra. Okay. Al di là di errori che si possono fare, e stasera abbiamo fatto tanti errori, quantomeno la squadra aveva l'energia giusta per finire la partita in crescendo, cosa che invece ci è mancata in altre partite. Intanto stiamo lavorando di più insieme, dobbiamo migliorare ancora tanto, perché ovviamente stasera fatto una partita questa sera completamente pazza, però con grande carattere e grande determinazione, unito al fatto che la squadra sta allenando insieme di nuovo da 2 settimane. Grazie. Per finire, 2 parole su quel giocatore, ti do del tuo anch'io, su quel, certo, giocatore che hai, che no, si chiama Dyson. Cioè, lo so che lo conosciamo tutti, però ogni volta è uno spettacolo. Questo è quello che ho fatto dei playoff con lui abbastanza lunghi, se non sbaglio, no? Ma che hanno fatto, quindi lo conoscevo, sì, con Sassari, no? Da sai, un giocatore dal talento, ma direi oltre dal talento della personalità che non lo so. Lui veramente ha una personalità incredibile, quella che effettivamente lo aiuta, anche se fa un errore, non si scompone, gioca con quella che si dice in gergo, passato in termini poco francese, con una faccia da culo clamorosa, con la faccia, e
quindi è quello che è la sua forza, oltre al talento, oltre all'atletismo, però effettivamente ha una faccia di bronzo incredibile. Ovviamente è il nostro giocatore più importante, insieme a Jefferson, per l'esperienza che ha, un giocatore di grande esperienza oltretutto, quindi sai, noi abbiamo una squadra fatta di tante esordienti, perché come dico tante volte, tanti di questi ragazzi non hanno giocato in Serie A, chi non aveva mai giocato praticamente, Tommaso Baldasso esordio, Alibertis esordiente, Pini, Cetorano dopo diversi anni, non lui stasera non c'era, Mike Moore è un esordiente, giocava in Svezia, quindi Farley, giocatore ancora molto indietro, quindi insomma siamo una squadra piena di esordienti e due veterani come loro ovviamente ci aiutano tanto. Complimenti. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie.